Madre Teresa con Giovanni e con Paolo. Andiamo a so che è qui anche per un motivo particolare, vero? Ecco, là. Attenti agli scalini. Assessore qui, grazie. Sì. Eccolo. Paolo VI, San Paolo VI. Ecco, allora. Andiamoci qua. Vieni. Vale. Poi sposto il microfono, quella volta sta finito, scusate, eh? Molto sta finito per esigenze solidarie. Alla presenza della famiglia del Gonfalone di Palazzo Vecchio, diamo un via alla scaletta di intubazione per la mia Papa Paolo San Paolo VI. Però buonasera, come presidente di quartiere per me è anche emozionante essere qui per l'intitolazione di questa porzione del quartiere della città a Paolo VI, San Paolo VI. Saluto in modo particolare Sua Eminenza il Cardinal Bettori, che ci fa onore della sua presenza, saluto anche Sua Eminenza Simoni, saluto anche il parroco titolare della parrocchia qui di San Michele al Castello, Don Paolo, che è appena lì intrattenuto, credo, in affari parrocchiali, e anche il rappresentante della chiesa qui, diciamo, di Quinto, proprio perché siamo in una zona di confine fra il comune di Firenze e quello di Sesto Fiorentino. Il Papa, Santo Papa Paolo VI, il Papa che condusse e chiuse il Concilio Vaticano II, è il Papa della visita a Firenze alluvionata la notte di Natale del 1966. Il ricordo sul Gonfalone è quella medaglia d'oro conferita alla città di Firenze. Per me non è facile dire delle parole se non usare stesse parole usate da questo Papa Santo, nel suo documento uscito il 26 marzo del 67, la lettera enciclica Popolorum Progressio, che inserendosi nel solco del magistero sociale della Chiesa, credo ci faccia scoprire oggi, a 55 anni di distanza, quanto questo Papa avesse nella profezia rispetto alla situazione del mondo una componente davvero importante. Mi permetto di citare uno straccio dal capitolo 29. Bisogna affrettarsi, troppi uomini soffrono e aumenta la distanza che separa il progresso degli uni e la stagnazione, se non anche la regressione, degli altri. Servirebbe davvero che ogni uomo e donna di buona volontà rileggessero oggi quel testo a 55 anni per riscoprirne la sua profezia e anche nell'oggi andare a riscoprire il tanto bisogno che c'è. Allora l'auspicio è che questa strada, che sta nella periferia della città, ci aiuti a riscoprire i tanti uomini e donne che vivono la città e che hanno in questo momento, anche per la pandemia che stiamo attraversando, bisogno di una mano amica che li accompagni verso la riscoperta piena della loro dignità umana. Io non ho altro da aggiungere, perché non ho trovato altre parole che non una citazione di questa grande figura della Chiesa del Novecento. La parola adesso a Sua Eminenza Cardinale Giuseppe Bettori. È già stato opportunamente ricordato un primo legame che unisce la nostra città di Firenze con San Paolo VI, cioè la sua visita nella notte di Natale del 1966
nella città alluvionata, e il segno che vuole lasciare di quella presenza in cattedrale con le vesti liturgiche e qui nel gonfalone della città con la medaglia del Concilio. Ma a me piace anche ricordare un altro aspetto del legame tra Paolo VI e la città, ed è quello del dono che ci ha fatto della persona che più gli stava a cuore, il braccio destro di Paolo VI, quello che attuava tutte le sue decisioni, era allora Monsignore Giovanni Benelli. Ed egli, quando volle assegnare una diocesi a Monsignor Giovanni Benelli, scelse la diocesi di Firenze. Questo secondo me fu un gesto molto bello, cioè individuò in Firenze una città che insomma poteva accogliere e valorizzare l'uomo che più gli stava a cuore tra tutti i suoi collaboratori. Ecco, un altro regalo che Paolo VI fece alla città di Firenze. E poi infine la sua grandezza è una grandezza che credo fra qualche secolo si scoprirà veramente, perché nel nostro immaginario l'uomo che ha cambiato la Chiesa è Giovanni Paolo II, ma in realtà chi ha cambiato la Chiesa è stato Paolo VI, che è stato colui che ha portato la Chiesa al dialogo con la modernità, che è stato il grande frutto del Concilio, e questo lo ha reso un passaggio fondamentale nella storia della Chiesa. E non a caso Papa Francesco continuamente si richiama più all'insegnamento di Paolo VI che anche di quello di Giovanni Paolo II, che pur gli è più vicino nel tempo, perché Paolo VI ha appunto questa visione dell'annuncio del Vangelo a tutti gli uomini, dell'incontro del Vangelo con tutti gli uomini, che è la chiave anche della pastorale che il Papa Francesco vuole oggi proporre alla Chiesa. Finisco, se mi permette, Cardinal Simoni, di ricordare un altro aspetto che ci lega a Paolo VI, perché Cardinal Simoni fu imprigionato dal regime di Enver Hoxha nella notte in cui lui stava celebrando l'Eucarestia in suffragio del presidente degli Stati Uniti d'America, Kennedy, rispondendo all'invito che Paolo VI aveva fatto di ricordare in messa la morte di Kennedy, di John Kennedy, e proprio per l'obbedienza a Paolo VI è nata poi tutta la vicenda di prigionia così dura a cui fu sottoposto il Cardinal Simoni, di cui la sua presenza ha voluto essere presente nel ricordo di questo legame che egli ha con la figura di Paolo VI. Ecco, tanti bei motivi per dire grazie alla città di Firenze, alla sua amministrazione comunale, quartiere, a tutti coloro che hanno ritenuto opportuno che tra le strade della nostra città ci fosse anche una strada che ricordasse questo grande uomo di chiesa e questo amico di Firenze. La parola adesso al direttore dell'ufficio comunicazioni sociali arcidiocesi di Firenze, Antonio Lovascio. Io parlo solo come, oltre che diciamo delegato dell'arcivescovo per le comunicazioni sociali dell'arcidiocesi, porto anche la testimonianza di giornalista, perché è quella che a mio avviso più giustifica, ecco, un mio intervento, un mio ricordo. Non ero a Firenze nel 1966, l'anno dell'alluvione, ma sono arrivato nel 68, nel dicembre del 68, quando è stata aperta la redazione del quotidiano cattolico Avvenire. Ecco, e quindi diciamo ho raccolto tutte le varie testimonianze di quelli che sono stati al fianco di Paolo VI, diciamo, quando ha sentito il dovere
morale, spirituale, di venire a portare una parola di conforto ai fiorentini nel 1966. Testimonianze che come giornalista ho raccolto prima di tutto dal Cardinal Florit, che era l'arcivescovo in quegli anni, che ho raccolto dal suo segretario, Monsignor Paolo Ristori, che ho raccolto dal sindaco Piero Bargellini, di cui Paolo VI era un estimatore anche come scrittore, perché Piero Bargellini, il sindaco dell'alluvione, il sindaco che abbiamo visto immortalato in tante immagini in mezzo al fango, era anche l'autore di una rubrica quotidiana del Santo del Giorno che Paolo VI non faceva mistero di voler ascoltare. Ecco, poi un altro che è stato molto vicino, che è stato forse il più vicino a Papa Montini, è stato il Cardinal Benelli. Ecco, il dono fatto da Paolo VI a Firenze è stato ricordato precedentemente dal nostro arcivescovo. Ecco, poi ci sono, non possiamo dimenticare, Giorgio La Pira che aveva un rapporto stretto epistolare, sono state pubblicate nel corso di questi anni le lettere di La Pira a Paolo VI e le risposte del Santo Padre al nostro Sindaco Santo. Ecco, poi sono state, diciamo, le motivazioni ricordate precedentemente dal Cardinale, il rapporto con Madre Teresa di Calcutta. Qui c'è una continuità, diciamo, sul piano spirituale e sul piano anche, diciamo, della motivazione pastorale, ecco, quel senso di attaccamento e di impegno nel sottolineare il valore della vita umana fin dal concepimento. Ecco, tutte queste sono motivazioni, e questo collegamento tra Papa Montini, San Paolo VI e Madre Teresa di Calcutta trova qui una ideale collocazione, anche perché qui era stata aperta proprio da Madre Teresa di Calcutta la casa della carità e la casa di accoglienza. Ecco, io ho ricordato. E poi c'era un altro momento che voglio ricordare nel rapporto tra San Paolo VI e Firenze. Quando si è celebrato nel 1965 il sesto centenario della nascita di Dante, ecco, stava per concludersi il concilio e nella lettera apostolica su Dante, Dante è nostro, questo rivendicare la figura di Dante, il padre della lingua italiana, diciamo, è stato accompagnato da un gesto, la donazione di una corona d'oro al battistero della cattedrale di Firenze, corona d'oro che è stato, che, diciamo, è stata collocata qui alla presenza anche di 500 vescovi che stavano partecipando al Concilio Vaticano II, e mandò qui il suo segretario di Stato, il Cardinale Amleto Cicognani, proprio per la collocazione della Corona d'Oro. Corona d'Oro che è stata, prima dell'estate, benedetta nuovamente da Papa Francesco per iniziativa del nostro arcivescovo e della delegazione fiorentina, di cui faceva parte anche il sindaco Nardella, che è stata ricevuta dal Santo Padre e che, diciamo, ha sottolineato, ecco, per questo incontro ha sottolineato anche la continuità, ecco, della testimonianza di La Pira per la pace tra i popoli, no? Che sarà anche al centro del convegno dei vescovi e dei sindaci in momenti diversi, e poi in un momento comune, come ha ricordato più volte il nostro cardinale,
quando arriverà a Firenze il 27 febbraio Papa Francesco. Quindi tanti motivi, io non mi dilungo perché credo che siano ben chiare le motivazioni di questa intitolazione che giunge, diciamo, dopo 55 anni. Ecco, meglio tardi che mai, devo dire, perché la figura di Paolo VI avrebbe meritato anche prima di essere ricordata per quello che Papa Montini ha fatto per Firenze venendo proprio il Natale del 1966 in cattedrale, prima in Santa Croce, poi in cattedrale, a manifestare la sua solidarietà, segno che, diciamo, è stato raccolto da tutto il mondo. Se non fosse venuto Paolo VI a Firenze quel Natale, credo che Firenze non avrebbe avuto da parte di tutto il mondo questa la generosa solidarietà che in concreto ha ricevuto. La parola all'assessore della toponomastica e cultura della memoria, Alessandro Martini. Sì, grazie. Anch'io rapidamente, perché qui è anche un po' freddo, tra l'altro siamo stati incerti fino all'ultimo perché, come sapete, anche nella nostra città con disposizioni ufficiali sono state in qualche modo decise limitazioni importanti a tutte le iniziative dove ci sono raccolta di persone, quindi, però ecco, questo abbiamo deciso insieme all'amministrazione di farla e sono molto molto contento perché è un giorno significativo questo. Certamente il giorno clou sarà domani, ma proprio domani ricordiamo i 55 anni, appunto, quando il 24 sera, la notte di Natale, tra l'altro gesto è stato già detto, ma importante anche pensando al fatto che credo nella storia recente o anche quella più antica nessun Papa si sia mosso il giorno di Natale per... Paolo VI andò per esempio a Taranto nella acciaieria di Taranto. Ma lui, insomma, quindi, ecco, lui usciva lui ha fatto, e questo la dice lunga anche sul fatto, come giustamente ci ricordava il Cardinale, che è stato lui un po' il primo Papa a girare il mondo, a uscire, a andare alle periferie del mondo. E questo è uno dei motivi per cui, tra l'altro, gli abbiamo voluto intitolare qui un luogo per sempre, memoria viva di una dedicazione che resterà per sempre. E ovviamente il motivo meno nobile è che chiaramente non è facile trovare una collocazione per le vie, per i giardini, le strade di Firenze. Però ecco, motivi nobili ce ne sono stati e ce ne sono per questo motivo. Quello che dicevo, è stato veramente il primo Papa delle periferie, le Filippine, l'India. Abbiamo qui anche un parroco qui dall'India, ormai è normale che ci sia questa contaminazione mondiale, ma allora non era così facile. Alle Nazioni Unite, il discorso all'ONU, no? In Palestina, appunto Filippine, Manila, dove subì anche un attentato. Cioè, un uomo veramente che è andato nel mondo e ha lasciato dei documenti, e lo dico da amministratore ma anche da credente, li ho un po' studiati, voglio dire, oltre che portare in fondo il concilio, cosa importantissima, documenti importantissimi. Tra l'altro, voglio dire, è considerato dall'opinione pubblica come un papa triste. Questo è un grandissimo segnale di ignoranza sulla figura di quest'uomo. Io mi sono andato a rileggere e proprio oggi l'ho usata un pezzetto di quella, la sua esortazione sulla gioia cristiana, sulla gioia del 75, l'ho messa alcuni passaggi di questo documento proprio per, volevo far sapere a tutti i dipendenti del comune che oggi facevamo questa cosa, per ricordare e far memoria di questo avvenimento, e l'ho messa nella lettera a tutti i dipendenti, questa parte che richiama alla gioia, che è per lui si rivolgeva ai cristiani per l'anno santo, ma è per tutti gli uomini di buona volontà, la gioia di questi tempi. E quindi un uomo certamente straordinario, che ha fatto la storia per Firenze, perché certamente sono d'accordo con te, Antonio, nel dire che la sua visita ha detto un impulso fondamentale per la ripartenza di Firenze. È venuto certamente non a mano in mano, perché ci ha lasciato questo segno, la medaglia d'oro del Vaticano, che credo pochissime, ora Franco ce lo dirà. Solo questo. Solo a Firenze c'è, quindi un uomo che ha anche solo per questo, ma poi ha lasciato anche un segno concreto, perché l'Istituto Paolo VI, di che abbiamo, che è gestito dalle suore della carità, fu un segno concreto di carità che lui portò a Firenze.
e questo bisogna ricordarselo. Quindi un uomo straordinario che ha lanciato, come veniva detto, punti di riferimento fondamentali che sono anche del Papa attuale, con le sue encicliche, la Populorum Progressio, le Umane Vite, tutto quello che noi sappiamo. Qui, perché qui? Perché appunto c'è già intitolata a Madre Teresa, lui è stato il Papa appunto del periodo, no? E insieme a Benelli certamente fu anche lui artefice della venuta delle suore del Madre di Calcutta proprio qui a 500 metri, alla casa della Madre Grappa di via Fanfani. Quindi Madre Teresa, Paolo VI, San Paolo VI, insieme. Ecco, io credo che questo per me è molto emozionante, tra l'altro da se stesse, a cavallo tra Sesto e Firenze, per me è oggi una giornata straordinaria. Nel giorno in cui, appunto, ricordiamo i 55 anni appunto della sua venuta, e voglio sottolineare anche questo, così, mentre ringrazio ovviamente il Gonfalone, tutti i servizi del comune, la toponomastica, che si sono adoperati per questo, la commissione toponomastica attuale, voglio ringraziare anche appunto il rappresentante del commissariato, della polizia qui del territorio, ovviamente il presidente del quartiere, i nostri agenti di polizia municipale, Don Paolo, che mi diceva al telefono, lui era appollaiato su un tubolare di ferro in cattedrale da giovane, quell'epoca lì, no? Sì. Ecco, e quindi oggi è qui come parroco dove si trova la via intitolata a San Paolo VI. Quindi nel ringraziare davvero tutti, in modo particolare il Cardinal Simoni e il nostro arcivescovo, ecco, vorrei anche dire questo, ringrazio anche l'associazione e l'organizzazione che gestisce il nostro giornalista Franco Mariani, perché lui ci sta lavorando da 30 anni e mi preme dirlo, perché oggi diciamo sono tempi difficili, tempi, ed è vero, ma il Comune di Firenze circa 30 anni fa aveva bocciato questa proposta. Nel 94. Nel 90, circa 30 anni fa. E grazie alla documentazione che Franco Mariani mi ha passato ho avuto modo di scoprire elementi che mi hanno anche un pochino, da una parte mi hanno un pochino lasciato amarezza, ma dall'altra mi hanno inorgoglito ancora di più, perché essere riusciti oggi, grazie anche alla collaborazione di tanti attori, a riconoscere a San Paolo VI un luogo, una via, un luogo che per sempre segnerà, ecco, questa zona, quando solo 30 anni fa qualcuno del comune diceva che non c'era bisogno di fare questa cosa perché tanto c'aveva già la lapide in Duomo che ricordava la visita. In latino. Questo sinceramente mi ha un po', da una parte dispiaciuto, da quell'altra mi ha reso ancora più contento di fare questa intitolazione e inaugurazione. E vorrei chiudo davvero, io sono andato a ritrovarmi con internet l'omelia che lui fece in Duomo la notte di Natale. E siccome siamo in tempi in cui si sta parlando di ripartenza, e lui parlò di che modello di ripartenza Firenze lui esortava ad avere, no? Ecco, mi sembrano talmente di un'attualità queste parole, voglio solo leggere un passaggio. Lui disse a un certo punto, nella parte finale dell'omelia, rinascere, figli carissimi, si rivolgeva ai fiorentini ovviamente, è una grande parola, rinascere, oggi si parla di rinascita, no? Vedete quanta attualità. Spesso fraintesa dai satelliti della moda o dai sovversivi delle strutture. È una parola che sa d'utopia per chi non conosce il Natale. Siamo a Natale. Rinascere vuol dire rifare se stessi, i propri pensieri, i propri propositi. È ciò che il Concilio, e lui lo conosceva bene il Concilio, ancor prima di altre riforme ci ha predicato con San Paolo. Rinnovatevi nello spirito della vostra mentalità. Vuol dire per voi, fiorentini, ritrovare le energie interiori dello spirito che la vostra tradizione cristiana ha inserito nell'essere vostro e riacquistare coscienza della vostra vocazione a irradiare appunto lo spirito, a diffondere nel mondo, cominciando da quello che viene qua pellegrinando alla vostra scuola di arte, di storia, di lingua e di civiltà, quei valori immortali e universali di cui dicevamo e di cui la fede cattolica dei vostri santi e dei vostri grandi possiede da sempre feconda radice. Le supreme aspirazioni del nostro tempo, la giustizia, quella sociale specialmente, e la pace, quella internazionale specialmente, avranno da voi un nuovo suffragio e originale servizio. La vostra vocazione, fiorentini, è nello spirito, la vostra missione è nel diffonderlo. Ed è per riaccendere in voi codesta coscienza, codesta fiducia, in un'ora che può essere decisiva per il vostro orientamento morale, che noi siamo venuti a celebrare il Natale con voi. Natale non solo di Cristo, ma vostro, il Natale della speranza cristiana. Ecco, io credo nel nostro piccolo, da oggi, questo santo, che speriamo possa davvero aiutarci, come tutti i santi, per noi a superare questo momento difficile, sicuramente sarà ancora più con noi a Firenze. Ecco, io chiedo al nostro Cardinale a questo punto di concludere con un momento di preghiera e di benedizione
che noi in qualche modo attraverso il cardinale impartiamo, ma è lui forse il santo dall'alto che ci benedice tutti, spero perlomeno. Grazie davvero a tutti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio Padre di misericordia, sorgente di ogni grazia, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle carissimi, stiamo per invocare la benedizione di Dio su questa strada, su questa targa, su tutti coloro che guardandola come noi oggi faranno memoria del Papa San Paolo VI. Preghiamo. O Dio, fonte inesauribile di grazia, e fondi la tua benedizione su questa targa e su quanti guardando ad essa ricorderanno il Papa San Paolo VI, nel fare memoria della sua persona e del suo ministero petrino, tutti possano riscoprire la gioia del servizio reciproco, l'attenzione ai più bisognosi, la ricerca del bene comune. Per Cristo nostro Signore. Amen. Su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. E grazie. Facciamo una foto qui sotto un attimo e poi ci... Sì. Vieni, siamo. Vieni, Antonio. Eminenza, anche lei. Vieni. Anche Don Paolo.